Joe, il cavallo che amava cantare. C'era una volta un cavallo che tutti chiamavano Joe. Quando non pascolava o non ruminava, Joe cantava. Anche tirando il carro del suo padrone o arando il campo, Joe cantava. Il cavallo era un grande cantante. All'inizio tutti gli animali della fattoria apprezzavano i canti del cavallo Joe. Le anatre lo accompagnavano con le loro grida e le galline gli danzavano intorno. Le mucche scodinzolavano al suono delle sue canzoni. Ma col tempo iniziò a diventare pesante. Joe cantava tutto il tempo e sempre la stessa canzone. Nessuno osava chiedergli di cambiare canzone o, meglio ancora, di chiudere un po' la bocca. Quindi vagavano semplicemente il più lontano possibile per non sentirlo. Joe impiegò diverse settimane per rendersi conto che c'erano sempre meno animali intorno a lui. Finché un giorno Joe smise di cantare. Tuttavia, ci vollero settimane prima che gli animali della fattoria se ne accorgessero. Fu il gallo a lanciare l'allarme. Cricri, compagni! Deve essere successo qualche cosa di grave a Joe, cricri! Ha smesso di cantare, cricri! Tutti gli animali della fattoria, nessuno escluso, andarono alla ricerca del loro amico. Lo trovarono nel prato, era molto triste. È colpa nostra, disse una mucca. Lo abbiamo lasciato solo. Ed è diventato triste. Non sarà mai più lo stesso. Joe si alzò, ma immediatamente cadde all'indietro. Sono esausto, disse il cavallo. Tutti gli animali erano molto preoccupati. Starò con lui e osserverò, vedrò cosa gli succede, disse il cane pastore. 2 giorni dopo, il cane chiamò gli altri animali della fattoria e disse: Adesso so cosa c'è che non va in giù. Ha cantato così tanto che si è dimenticato di mangiare e non ha la forza di bere, ha bisogno di cibo e acqua. Tutti contribuirono a fargli recuperare le forze,
lo incoraggiarono a mangiare e lo aiutarono a bere acqua. In pochi giorni, Joe riacquistò la sua energia e la voglia di cantare. Da allora, Joe canta solo canzoni su richiesta dei suoi amici. Inoltre, ha aggiunto nuove canzoni al suo repertorio, il che rende l'ascolto più sopportabile. E ora, ogni volta che qualcuno ha un problema, ne parla agli altri e cerca una soluzione. Facile, vero?